lezione di oggi? No. Come al solito. Vediamo quale sarà il prossimo argomento di cui prenderò due. Oggi faremo i polinomi. Il mio argomento preferito. Lo dici di ogni argomento. Siete pronti per la lezione di oggi? No. Prima di iniziare con l'argomento di oggi, però, vi devo ricordare le precauzioni da utilizzare come vuole lo Stato. Allora, meglio da qua. Che palle! Indossate sempre le mascherine, usare ammucchina, detersivo, tuta di contenimento, righello per calcolare il metro di distanza. Uè, ma non ho capito, sta facendo una lista di Babbo Natale? Un coltello per allontanare gli altri? Allora ragazzi, vi consegno i fogli. Ma che schifo, ma deve leccarle tutte. Deve scollare i fogli. Ma mica sono attaccate con la colla attack, cioè dai. Ok, eccole. Ma c'è una leccata di mucca sopra. Ecco le schede. Dai, magari con tutto il casino che c'è stato quest'anno, la prof non si leccherà le dita per staccare le schede. Ovviamente queste schede sono state igienizzate. E vai. Ora ve le consegno. Ma what the fuck? Prof, posso andare in bagno? Aspetta il prossimo intervallo. Ma è tra 3 ore! Aspetta 3 ore? Ma devo fare quella solida! Non mi interessa. Prof, io posso. È quel periodo del mese. Certo, secchia. Ma, vabbè, allora io la faccio qua. No. Andare in bagno? Aspetta di tornare a casa. Ma esplodo! Prof, io posso andare? No. Ma è quel periodo del mese! Le nuove regole prevedono che non si possa andare in bagno per il distanziamento. Ma ve le inventate tutte pur di non pulire quei cessi! Ma anche se ho il ciclo? Anche se hai il ciclo. Vabbè, allora mi cambio qua. Cosa? Ups, non ho gli assorbenti. Posso chiederne uno? No! Niente contatto fisico! Ok, allora uso la mascherina. No! Era solo un incubo. Prof, posso andare in bagno? No. Ma vaffa. Quindi a scuola imparerete alcune delle cose più importanti della vita. Per esempio condividere. Billy, mi dai un pezzetto di merenda? No! Billy... Condividere la base dell'amicizia, quindi devo condividere la mia merenda. Mi dai un pezzetto della tua merenda? Non si può! Perché no, prof? Contaminazione! Ma non sono allergica a nulla, non si preoccupi. Ma non quella contaminazione, non vedi che c'è in corso una... pandemia in corso! Quindi te la scordi la mia merenda. Billy, non si dice così. Pazienza, l'importante è che nessuno mi rubi il buono. Billy interrogato. La verità è che... Forza, vieni! Va bene. Ecciu! 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 Cosa stai facendo? Niente, prof. È che ieri ho preso freddo. Stai cercando di farti mandare a casa? No! Non credere di fregarmi così, signorino. Sono anni che gli studenti cercano di farlo. Ma... ti metto 4! Billy interrogato. Billy, vuoi che ti aiuti? Tranquilla, secchia. Ho un piano. Un pianoforte? Anch'io ce l'ho a casa. Pianoforte a coda. No, non quel piano, l'altro. Billy? Ecciu! Sicurezza! Sicurezza! Ne abbiamo uno! Sicurezza! Visto? Billy, ma ora ti metteranno in isolamento. E vai, non si va a scuola. Consegnate le verifiche. Ecco. Un attimo. Consegnate. No, un attimo. Vabbè, vengo a recuperarle io. Consegnate. Fermi. Prima mi igienizzo. Fatelo anche voi. Ok. Ora mi metto i guanti e passo a prendere le schede.
Un punto in più se dopo averle corrette faccio il tampone e risulto negativa. Prof, io l'ho scritto con una penna alla mucchina. Bravissima, Secchia. E ciù! Ma Billy! Adesso per l'ennesima volta non potrò correggere la tua verifica. Funziona ogni volta. Ti dovrò mettere NC. Cosa significa? Non cretino? Non classificato. Vuol dire che hai preso 0. No! Prof, mi scusi se sono arrivata in ritardo. E che c'è mia nonna che è molto anziana ed è stata male, quindi l'ho dovuta aiutare, insomma, mi capisca e... Non mi segni in ritardo, dai. Va bene, stai tranquilla. Per questa volta non ti segno nulla. E vai! Ma la tua nonna non si sta godendo la vita alle Bahamas con il suo fidanzato più giovane di 40 anni? Zitto! Com'era già? Rodrigo, giusto? Billy! Prof, mi scusi se sono arrivato in ritardo, ma ho aiutato mia nonna che stava male. Male in che senso? C'ha gli acciacchi da vecchia. Non è che è positiva? Ah, sicuro, è convinta di campare altri 100 anni perché si fa i c***i suoi. Prof, ecco la giustifica, mi scusi, non stavo bene e... Sì, sì, va bene, ecco la tua giustifica. Prof, ecco la giustifica. Come mai non c'eri? Ecco, io... Stavi male? Sì. E cosa avevi? Io, boh, l'influenza. L'influenza? Vieni che ti controllo la temperatura. Sì, ma ora sto bene. Hai fatto il tampone? No. Ah! Infetta! Infetta! Sicurezza, ne abbiamo una! Ciao team Olivieri, io sono Eleonora e questo era Prof Ieri vs Oggi. Fatemi sapere se le vostre professoresse quest'anno sono così e se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace. O lasciatelo in ogni caso, no? Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e condividete questo video con WhatsApp con un vostro amico che odia i professori. Vi ricordo di acquistare le mie magliette e mascherine, vi lascio il sito qua sotto in descrizione e di mandarmi le foto mentre indossate qualcosa del mio merch perché le posterò nei miei video. Niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Un bacione dalla vostra Fatina rossa e nera. Muah!